quartieri spagnoli di Napoli, un giovedì sera tranquillo, con un'aria bella, frizzante. Non sembra gennaio, sembra un'aria quasi primaverile. Prima di concludere questa giornata non posso non andare da un amico, da uno che ci sostiene, a bere qualcosa. Venite con me. Eccoci, bentrovati spettatori di Nao TV. Guardate dove siamo. Chiedo al nostro cameraman di inquadrare un po' la meraviglia di ragazzi di Guaiunera, come diciamo in questa meravigliosa città. È giovedì sera, siamo ai quartieri spagnoli e non possiamo che essere da un amico, da uno che veramente dall'anima, ve l'abbiamo raccontato anche in vita da boss, un imprenditore. Ma soprattutto uno che ci sa fare col bere. Avete capito? Ve lo chiamo subito. Guardate chi appare magicamente alla nostra telecamera. Sì, Armando Cammarota, buonasera, come stai? bene Paolo, bene, tutto bene? Bene, Bene, grazie. bene, Dicevo, venendo qui da un'intervista, insomma, i quartieri sono vuoti, no? È giovedì, c'è un po' di calma apparente, poi da domani sera No, c'è il... no, da domani c'è Ma tutto. fuori da Angelo Cammarota, da Armando Cammarota, c'è sta sempre un burdè. Da me è sempre che mi vogliono sempre bene e ci sta sempre un po' che burdello. Bene o male che manteniamo ancora i quartieri spagnoli, dobbiamo mantenere. Ma noi abbiamo raccontato la tua vita in vita da boss, che siamo amici, tu sei anche uno che ci segue e di questo ti ringrazierò infinitamente sempre, ci stai dietro, ci sorreggi, sorreggi la nostra informazione. I quartieri spagnoli, l'abbiamo detto, ma ripetiamolo per chi ci sta guardando, sono diventati uno dei quartieri più belli, più operosi di Napoli, grazie anche a quelli come te che hanno scommesso anni fa. Sì, i quartieri spagnoli sono sempre belli e io ce l'ho sempre nel cuore perché noi abbiamo dato l'anima, cioè io devo proprio devo tutto ai quartieri spagnoli sempre, sempre. Noi imprenditori che siamo cresciuti anche che adesso Nennella che ci ha dato una grande mano al costruire i quartieri e poi abbiamo continuato noi, che li vogliamo sempre bene i quartieri spagnoli io, che ci sono nato qua, E grazie sempre ai fuorisede che vengono sempre da noi, che ci sostengono. Ma voi ve la ricordate la storia di questo signore? Questo signore è partito con una passione per il vino, Ucandanir, e poi per una serie di cose, andatevela a vedere quella puntata, per una serie di genialità, perché il napoletano imprenditore che si inventa queste cose è geniale, Arma, si è inventato la più grande spritzeria all'aperto di Napoli, un punto di ritrovo ormai fondamentale. Sì, sono stato proprio anche un po' fortunato, però c'è stato tanto sacrificio e ho preso l'idea a volo proprio da che ce l'abbiamo nel sangue noi napoletani. I napoletani siamo forti. Sono forti, è forte questo signore, la sua simpatia, la sua umanità, è tutto quello che fa perché Armando Cammarota non mette solo insieme anime giovani e fa un po' tra virgolette il fratello maggiore, no? Perché da queste parti casini non ne succedono, lui è sempre attento al dosaggio, Armando. Sempre perché i ragazzi non devono bere, perché purtroppo oggi le macchine, le cose, io guardo sempre, c'ho un orario alla chiusura, chiudo all'una, qui si devono solo divertire. E poi i ragazzi che vengono da me già lo sanno, che vengono qua non per fare cose male, vengono solo per divertirsi, già sanno loro i dosaggi che si bevono, non c'è bisogno. Dico, vi rendete conto? Armai, io vado a intervistare qualcuno dei ragazzi, poi torno da te, stai lì, stai lì. Venite un attimo, Vincenzo, se mi segui un attimo, no? Allora, io lo ripeto, è giovedì sera, da domani questi quartieri esploderanno perché questo è il cuore pulsante. Ma sti ragazzi stanno qua perché, ciao, il tuo nome? Ciao, Andrea, molto lieto. Andrea, piacere mio. Stare il giovedì ai quartieri da Armando Cammarota e Cammarota Spritz, che significa per un guaglione? Diciamocelo alla napoletana. Significa semplicemente riscoprire il piacere di farsi una chiacchierata e posare il telefono in tasca. Signori, posate i cellulari e guardate negli occhi le persone. Se potete. Ha detto una cosa bellissima, ha detto una cosa bellissima che non è usuale. Vince, mi segui ancora? No, io voglio intervistare questa ragazza,
con dei riccioli meravigliosi. Complimenti. Spagnola, vabbè, ma sei napoletana. Sì, posso parlare italiano anche un po'. E parli benissimo, complimenti, il tuo nome? Grazie mille, Maria. Maria, spagnoli e napoletani, un po' come gli argentini, come te, siamo calienti, siamo uniti. Che cos'è il giovedì sera qui da Cammarota Spritz? Tu sei qui per studio, immagino, in Italia. Io sono per turismo, però sono state tante volte a Napoli e mi piace tantissimo, sono stata qua tante volte e... un posto molto carino. Che città della Spagna sei? E di Cadice, anche al sud della Spagna. Quindi proprio caliente come i napoletani. Siamo tutti uguali. Che cosa hanno i napoletani tra le tante qualità che ti piace? Una davvero? E sono le persone calde, le persone aperte, che ti aprono le porte della sua casa, anche come noi. E questo mi piace tantissimo. Viva Napoli, viva Cadice, viva la Spagna. Grazie. Grazie alla nostra amica, continuiamo a girare. Vincenzo, io ti chiedo un po' di straordinari. Andiamo di là, perché guardate ancora che c'è di là. Guardate. Guardate. Chi dobbiamo intervistare? Ziolello. È un personaggio mitico dei quartieri spagnoli, zio Lello. Vincenzo, lo conosciamo, gli facciamo dire qualcosa. Zio Lello, noi ti dobbiamo intervistare, come dobbiamo fare? Ragazzi, ciao, che cos'è il giovedì sera da Cammarota? Lui lo sa, è pratico. Non siamo della zona, quindi ci hai preso. No, perché state qua stasera di giovedì prima che esplode il casino il weekend? Per passare una bella serata in compagnia di amici e magari bere qualcosa, no? Bello, senza esagerare. No, mai. Bravi, viva ragazzi, viva. Zio Lello, ci vuoi dire veramente qualche parola? Che è? Il giovedì sera, ca, burdelli, guaiù. Che hai fatto tutta sera? Tu sei andato? Lui è andato già, tu. Lui le fa queste cose perché lui è in gamba, veramente in gamba. Lei ha intervistato il signor Cammarota. Armando è un amico, è un grande. Grazie. Che sono cliente a lui. Grazie a zio Lello. Folclore napoletano, torniamo da Armando e concludiamo questa nostra diretta. Vedete che significa stare insieme, che due ragazzi si abbracciano, come ha detto il ragazzo di prima, buttate i telefonini, bevete qualcosa, state in compagnia come sti ragazzi e venite a divertire. Torniamo dal nostro amico Armando, io ringrazio Vincenzo. Armando! Allora, sapete che facciamo? Lo facciamo venire in mezzo ai suoi ragazzi, gli facciamo fare un grande applauso da questa piazza e concludiamo così la nostra diretta. Intanto Vincenzo ci inquadra ancora un po' i ragazzi e a me piace sottolineare questo, come ha detto sto ragazzo. Un ragazzo mi ha detto una cosa splendida, ha detto la bellezza di bere, di guardarsi negli occhi nell'epoca dei telefonini e di volersi bene. Armando, non è una cosa scontata ed è un punto di incontro. Oggi è la cosa proprio che è bello questo qua, perché i giovani penso che tutti hanno perso dei sentimenti, proprio di alcuni sentimenti non ci sono più come crescono a volte, sentimenti di emozionarsi, questo sentimento qua si è andato un po' a perdere, proprio il desiderio di emozionarsi, vedo io che non c'è, non solo fra i ragazzi, proprio nel mondo, anche se c'è, vedo anche, lo dico della cosa anche se sarà un po' banale, una cosa assurda, anche una morte, oggi è una morte, un lutto, non si sente più come si dovrebbe sentire. E invece qua si riscoprono questi valori. Allora io concludo, ti ringrazio, vorrei fare una cosa se ci riesco. Ragazzi, vi posso chiedere un evviva per Armando Cammarota al mio 3, 1, 2, 3. Evviva! Grazie e grazie a te che hai realizzato tutto questo. Io sono un padre oltre ad essere un giornalista e anche mia figlia viene da te. Mi sento al sicuro, questa è la cosa più bella che ti dico veramente da amico e questo è un luogo bello. Armando Cammarota, Cammarota Sprizza i quartieri, venite da queste parti perché qui c'è davvero umanità. È numero uno. Armaia, un saluto agli amici di Anno TV e concludiamo.
Ragazzi, un saluto e grazie a tutto il canale Napoli.